e benvenuti a Dopo Cena. Le ospiti di questa sera sono due infermiere libero professioniste, una figura di fondamentale importanza e aiuto per le persone assistite e ovviamente anche per i loro familiari. Do il benvenuto a Maura Barnisi e Valentina Mandelli. Buonasera. Buonasera, buonasera Simone. A te, Simona, e grazie per l'invito. Grazie a voi per essere qua. Allora, come mai avete deciso di fare proprio questa professione? Tra l'altro nella regione Marche sono pochi gli infermieri libero professionisti. Sì, esattamente Simona. Allora, noi abbiamo, dopo la laurea in infermieristica, abbiamo prima maturato esperienze in ospedali pubblici e strutture private della nostra provincia di residenza. Poi, diciamo, ci siamo circa un anno e mezzo fa confrontate e perché abbiamo capito che forse il sistema proprio sanitario sta cambiando. E c'è una necessità grandissima di avere delle figure appunto professionali infermieristiche soprattutto sul territorio e quindi capaci di assistere in tutto e per tutto le persone che ne necessitano, affette da patologie più o meno gravi. E diciamo che appunto, come hai detto tu, nella nostra regione, nella nostra provincia, ancora questa figura è poco sviluppata rispetto ad altre province e comuni, città. Allora abbiamo detto perché non provarci? Perché comunque per noi è stata una sfida sin dall'inizio, sia una sfida per valorizzare questa professione infermieristica che è poco a volte valorizzata, e sia proprio perché c'è l'effettiva necessità di lavorare bene a domicilio con scienza e coscienza. Quindi certo. È per così dire una nuova attività, ci crediamo molto in questa professione, abbiamo studiato, abbiamo fatto tanti sacrifici e visto che un professionista infermiere può fare molte cose in base appunto ai decreti legge, a tutto quello che è poi il vademecum infermieristico, il codice deontologico. Quindi perché, ripeto, non sviluppare proprio questa figura su nuove attività che sono comunque innovative e importanti per tutti, per tutta la popolazione. Ecco, quindi è poco diffusa questa professione, sì. Perché? Perché probabilmente hanno cominciato, diciamo, una volta si diceva l'infermiere è il lavoro sicuro, no? Perché c'era una carenza di infermieri nel nostro territorio. Questa carenza c'è ancora, soltanto che con i tagli della sanità si tende sempre di più a cercare di risparmiare, quindi si è bloccato il turnover infermieristico e quindi ovviamente la figura del libero professionista sta cominciando a prendere piede anche sul territorio, soprattutto visto che la popolazione è sempre più anziana e ha un tenore di vita sempre maggiore, migliore, quindi si allunga la vita, ovviamente c'è sempre maggior bisogno di questo tipo di figura sicuramente, anche perché comunque lavorare a domicilio è una responsabilità professionale non da poco, quindi non tantissimi infermieri vogliono prendersi questo carico. Ecco, perché avere una struttura dietro sicuramente ti facilita in tante cose. Quindi nel 2013 nasce a Fano e a Pesaro questa attività di infermieri a domicilio. Esatto. Come siete divise? Allora, Valentina segue la città di Pesaro e i comuni comunque... Sì, limitrofi. Pesarese, insomma. Ecco. E io mi occupo invece della città di Fano. Poi ovviamente proprio abbiamo detto comunque da sole Simona singolarmente non si fa mai niente. Se tu vuoi fare una cosa e farla bene è l'unione comunque che garantisce il tutto, la continuità anche assistenziale. Allora abbiamo detto bene, ok, io mi tengo Fano per così dire e tu fai comunque la città di Pesaro, però nei casi in cui ci sia molta richiesta o l'impossibilità magari di una di noi due, esatto, so. Comunque si collaborate, esatto, sì, una collaborazione in tutto e per tutto. Riusciamo a dare una continuità assistenziale su tutto il territorio alla fine. Sì. Esatto. A proposito di collaborazioni, collaborate anche con i medici di base, con le farmacie? Sì. Sì, e dunque principalmente collaboriamo con i medici di base, proprio perché Simona fanno da, per così dire, un filtro tra il paziente finale e noi infermieri. E poi ovviamente con le farmacie, con le palestre, con i centri riabilitativi, ma anche con altre figure professionali che sono fisioterapisti o psicologi. È molto importante anche il rapporto che diciamo si instaura con il medico di guardia, soprattutto nella stagione
estiva. Assolutamente, anche nel Pesarese c'è stata questa realtà anche l'anno scorso e tuttora, infatti, tante volte il medico di guardia, moltissima gente si reca invece che a pronto soccorso dal medico di guardia e ovviamente ha subito bisogno di una prestazione infermieristica, solitamente capita di notte o la sera tardi quando non si trova mai nessuno e il medico di guardia ovviamente allerta l'infermiere che in quel momento è lì sul territorio, che sia o a Fano o a Pesaro. Quindi sicuramente riusciamo a dare una continuità sul territorio molto estesa, senza così evitando anche file al pronto soccorso per una semplice iniezione, no? Si può fare benissimo a casa. Cioè sono accessi impropri, quindi questo è anche, tra virgolette, un aiuto, se vogliamo, al sistema sanitario già esistente, perché comunque l'assistenza infermieristica domiciliare come servizio pubblico esiste, però non è in grado purtroppo di coprire, tra virgolette, tutte le richieste. Come diceva bene, come diceva Valentina, poi soprattutto magari per i casi meno gravi, da magari un prelievo in più rispetto a un'altra cosa, una medicazione. Ed è per questo che anche con le guardie mediche, turistiche soprattutto, abbiamo avuto un ottimo riscontro l'anno scorso con un progetto presentato che si chiamava L'infermiera in vacanza con voi. E ripeto, sono stati veramente molto contenti i turisti. Tra l'altro anche patrocinato dal comune, sì, vero? Sì, dall'assessorato al turismo ed eventi. E sì, questo l'anno scorso ed è stata una cosa molto bella che abbiamo fatto sia a Fano che poi a Pesaro. E appunto i turisti sono stati molto contenti, soprattutto anche chi ha le case qua in vacanze a Fano, perché comunque dice: sono contenta, Maura, perché riesco a portare magari mio nonno, per esempio, perché fa con una continuità magari di una terapia come una flebo o un prelievo sporadico per il dosaggio, ripeto, delle compresse, quello comunque anche cose molto semplici, però che comunque deve fare anche nel periodo di vacanza, di soggiorno. E quindi avere un infermiere a disposizione che comunque può fare, secondo le leggi, tutto quello che sono le prestazioni sanitarie, ripeto, infermieristiche, risulta essere molto importante, perché sennò questi pazienti, come diceva Valentina, le persone comunque residenti, magari si recano al pronto soccorso o in altri posti, strutture che in realtà non c'è la necessità, e quindi si creano delle file, la gente aspetta, poi non è contenta perché tanto il risultato poi alla fine è questo. Certo, ricordiamo anche che oltretutto ci sono dei pazienti anche impossibilitati a recarsi nelle strutture sanitarie e in questo caso la vostra figura risulta di estrema importanza. Sì, assolutamente. Insomma, le esigenze sono davvero tante. Certo. Qual è esattamente la vostra mission? Ma noi ci occupiamo di assistenza infermieristica a domicilio, cerchiamo di garantire sempre una continuità assistenziale. Vogliamo fare praticamente su tutto il territorio del Pesarese, adesso questo qui è un progetto un po' ambizioso ancora, ci stiamo lavorando, creare una struttura H24 praticamente che vada a coprire tutto il territorio pesarese, quindi anche l'entroterra, che è anche un pochino più difficile da raggiungere. Si cerca comunque di riuscire a portare cure nelle case, al domicilio, visto che comunque è stato anche studiato che una persona, quando viene curata a casa, sicuramente ha un miglioramento quasi immediato, sta molto meglio rispetto che magari in una struttura ospedaliera. No, anche perché hai i tuoi cari sempre lì, le tue abitudini, non ti viene cambiata la vita, ecco. E poi comunque ci sono anche altre persone che per problemi lavorativi, familiari, hanno altri tipi di esigenze, il tempo, no? Hanno comunque bisogno di curarsi e magari, ecco, recarsi in una struttura ospedaliera per fare determinate cure quando magari ci vuole poco tempo e non c'è bisogno di perderci una giornata, no? Magari è preferibile fare a casa, ecco, infatti un sacco di mamme anche come i miei pazienti, perché ovviamente il tempo da dedicare ai figli è sempre di meno, quindi stando a casa possono fare l'uno e l'altro, curarsi e stare in famiglia. Certo, da qualche mese oltretutto, grazie anche ad un confronto con delle colleghe di altre regioni, avete deciso di iniziare un nuovo servizio, quale? Sì, elettrocardiogramma, detto proprio come vediamo dalla slide, ecco. A domicilio.
possiamo vedere anche e far capire ai nostri telespettatori perché è importante e soprattutto quando farlo. Parliamo quindi anche di prevenzione. Certo, molto molto importante. Perché, vedi Simona, un elettrocardiogramma è un esame diagnostico molto semplice, sia da eseguire. E è importante farlo perché? Perché le persone, anche noi se vogliamo, dice ok, faccio una cosa, un esame, qualsiasi esso sia, in questo caso l'elettrocardiogramma, perché mi sento un sintomo o perché me l'hanno richiesto. Ma non è solo questo, qui non si parla in questo momento di prevenzione, cosa che invece noi vorremmo far capire alla gente, alle persone, perché tu dovresti comunque controllarti periodicamente, a prescindere che tu possa sentire o avere un segno o un sintomo, perché la prevenzione è la cosa più importante. È la base. È la base, esatto, su poi dove partire. E quindi abbiamo detto perché non provare ad avere anche su Fano e su Pesaro questo strumento innovativo, che appunto è questo elettrocardiogramma che funziona con la telemedicina nazionale cardiologica, quindi la telecardiologia. E poi parleremo anche di questo nel dettaglio. Esatto, quindi quando fare un elettrocardiogramma? Per controlli ECG periodici, per pazienti che hanno già problemi, per esempio che portatori di pacemaker, pazienti con patologie cardiache non gravi, quindi pazienti aritmici, oppure semplicemente come controllo di routine, un controllo preoperatorio. Ad esempio io ho parecchie pazienti che fanno operazioni semplici ambulatoriali adesso di cataratta, che però viene richiesto anche un esame, un elettrocardiogramma. Ecco, quindi questo noi andiamo dal paziente a domicilio in 20-25 minuti, non si solo fa. Esatto, Simona, si fa l'elettrocardiogramma. Come, ecco, questo è l'esempio proprio dell'elettrocardiogramma referrato. Sì, mostreremo anche quella slide, esatto. Esatto, ma si ha proprio anche il referto, e questa è la novità e l'importanza. Poi anche per i ragazzi magari come noi, che fanno attività sportiva non agonistica. Perché, ripeto, è molto importante, perché poi magari si vedono poi quei fatti, quegli eventi poco piacevoli. Soprattutto magari uno pensa, va bene, io non faccio un'attività agonistica, non mi serve. No, non è vero. Così. Perché anche la semplice zumba, per esempio, che va tanto di moda, o l'acqua gym, ho detto che perché la faccio io, quindi, ad esempio, e ho fatto l'elettrocardiogramma. E comunque è un'attività, Simona, ad alto impatto, nel senso che comunque la frequenza cardiaca aumenta, i battiti cardiaci, la respirazione deve essere ben modulata, insomma, e potrebbero venire fuori anche piccole cose che magari fino ad allora erano rimaste silenti. Si spera sempre che non vengano fuori, però ecco, certo, facendo in fase preventiva anche questo, comunque tu sei quasi sicura al 100% che non succede niente, ecco. Quindi è molto molto importante. Ecco il perché della prevenzione. Certo. Come c'è scritto, è la cura migliore. Certo, no? Sì, esatto. Ecco, guardiamo anche gli altri casi, ecco, qui, questo l'abbiamo detto, controllo pacemaker, esatto, i pazienti aritmici. Esatto, infatti anche come dice qua, adesso questo è un dato che mi ha proprio mandato il gruppo di telemedicina cardiologica nazionale, con il direttore nazionale Molinari, che lui poi che referta come supervisore tutti gli elettrocardiogrammi che sono appunto fatti. Questi sono dati che loro in 14 anni sono state eseguite, come vedete, moltissime refertazioni, ed è stato possibile, per così dire, salvare la vita a moltissimi pazienti. Quasi 10.000 pazienti. Sì, 10.000. E quindi e soprattutto, ecco, questo è importante, individuare oltre 11.000 situazioni a rischio, proprio quello che ti dicevo prima, perché poi ci teniamo a dirlo, no Valentina, questo è un elettrocardiogramma semplice, il classico, a 12 derivazioni, niente di particolare. Poi se eventualmente dal referto, scusate, viene fuori qualcosa,
Poi ovviamente indirizzeremo il paziente al cardiologo di specifico. Esatto, no? Certo. Quindi che andiamo poi a veramente a fare il quadro completo della situazione, insomma, altrimenti uno è tranquillo così, semplicemente facendolo, ripeto, a domicilio. Certo. Abbiamo anche una slide appunto di un esempio di elettrocardiogramma, eccolo qua. Esatto, e come vedete, dunque, non ci vedo molto bene, scusate, ecco, problemi all'età. E dunque, Bernesi Mauro è il mio nome perché è il codice della figura professionale che ha eseguito l'elettrocardiogramma. Okay. Come vedete in alto a sinistra. Sì, in alto a sinistra è il referto scritto, in questo caso non ha assolutamente niente perché è un ritmo sinusale normofrequente. E quindi è tutto, diciamo, nella morfologia del cuore e nei limiti della norma. Quindi in questo caso è perfetto. Importantissimo è la firma refertato da cardiologo, perché refertano esclusivamente cardiologi, non refertano medici di base o altri medici specialisti. Quindi in alto a destra lo vediamo. Esatto. E poi, come dicevo prima, il supervisore, che è il dottor Molinari Giuseppe, responsabile proprio della società, che è appunto la telemedicina nazionale cardiologica. Come vedete al centro, ecco qui semplicemente telemedicina SRL. Certo. Per spiegare meglio nei dettagli come funziona questo elettrocardiogramma, abbiamo anche un video per far capire meglio anche ai nostri telespettatori. Quindi chiederei alla regia di mandare questo video e intanto appunto con il tuo aiuto verranno spiegate tutte le varie immagini. Esatto. Eccolo qua. Allora, bene, come vedete, ecco, in questo caso l'elettrocardiogramma viene fatto nello studio medico, perché a volte noi ci appoggiamo anche a studi medici o farmacie o palestre per farlo. E ecco, l'operatore sanitario sta applicando le 12 derivazioni, le precordiali, e queste sono i braccialetti, le periferiche. In parole povere, le pompettine che vedete qua, esatto, nel nostro tavolo, i braccialetti, e in modo molto semplice si invita il paziente a rimanere, ecco, sdraiato e tranquillo durante l'esecuzione. Eccolo qua, questo è il nostro microcomputer fornito dalla telemedicina cardiologica, che registra l'elettrocardiogramma appena eseguito. Poi, diciamo, viene composto, ecco, questo è molto importante, il numero telefonico della telemedicina cardiologica nazionale. Il personale incaricato prima ci chiede tutti i dati anagrafici del paziente, l'età, perché è stato fatto l'elettrocardiogramma, il motivo, quindi se il paziente ha già delle anamnesi vecchie, dei problemi passati, eccetera, eccetera. Poi viene trasmesso, ecco, questo, il tracciato che abbiamo precedentemente registrato attraverso la linea telefonica, questa è la cosa principale, dove il segnale è ritrasformato, come vediamo, in un elettrocardiogramma attraverso il demodulatore. Quindi quello che il cardiologo vede da monitor, proprio come se fosse questo televisore, è questo, è il tracciato del paziente, vede tutte le 12 derivazioni. L'operatore che abbiamo visto prima mi passa in linea il cardiologo quando visualizza questo, lui stesso, e mi dà subito il referto al telefono. Quindi, come dicevi prima, nel giro di 20 minuti, mezz'ora tutto. Certo, mi dà il referto per telefono. Ovviamente mi dirà, la sua paziente non ha niente, è un elettrocardiogramma che non ha assolutamente niente, e quindi poi la fase successiva mi verrà inviato, come vedete qua, via mail o via fax e stampato, quindi come quella slide che abbiamo visto prima, ecco, esatto, e quindi hai il referto stampato, che tu ovviamente, Simona, trovandoti in uno studio o in una farmacia, Valentina, o in altri comunque posti dove hai a disposizione una stampante e la carta millimetrata che noi portiamo, tu lo stampi direttamente e lo dai, ecco, al paziente. Se invece tu sei a casa del paziente, comunque già gli dici, diciamo, a voce verbale la risposta, esatto, già il paziente è tranquillo. Sì. Poi nelle ore successive o nella successiva giornata, quando magari noi consegniamo, facciamo tutto il giro, in busta chiusa viene messo il referto e, ripeto, in base a quello che c'è scritto, poi il paziente lo porterà al suo medico di base o a un cardiologo proprio specialista per fare altri esami approfonditi. Tutto qua. Ecco, oltre a questo servizio, quali sono gli altri che offrite? Sì,
Allora, faccio leggere a Valentina. Sì. Che non ci vedo. I nostri servizi. È ora che metti gli occhiali. Sì, no. Allora, i nostri servizi sono principalmente i prelievi ematici che vengono effettuati a domicilio, somministrazione di terapie, queste possono essere per via endovenosa, la classica flebo, no? Intramuscolo o sottocute. La gestione del catetere venoso, quindi anche chi ha il CVC, il catetere venoso centrale, deve fare una medicazione, fa fatica a recarsi e bisogna farle costantemente e mai tralasciarle, perché è molto importante che queste vengano effettuate. Anche se non si vuole spostare dal domicilio, ecco, può avere benissimo una gestione del catetere. Gestione della terapia del dolore, in casi ovviamente che necessitano di questa terapia. Crismi evacuativi, cateterismi vescicali e tale gestione, quindi viene insegnato proprio al paziente come adoperarsi con questi nuovi strumenti, ma questo per tutto poi quello che noi facciamo, perché noi facciamo sempre formazione, no? All'interno delle famiglie. Se non è il paziente è un caregiver, comunque è una persona che sta a fianco al paziente, che sia questa moglie, marito, padre o no? Sì, assistente. Un'assistenza privata, ecco chi è. Facciamo anche medicazioni semplici e complesse, quindi dalle piaghe alle medicazioni chirurgiche. Gestiamo la nutrizione artificiale, la gestione delle stomie, sia urinarie che invece la classica stomia, e facciamo anche questo, appunto, l'esecuzione dell'elettrocardiogramma a domicilio con refertazione. Ecco, insomma, quello che, esatto, che dicevamo prima. Sì, esatto, esatto. Comunque noi a domicilio facciamo sempre prevenzione, poi alla fine, perché ogni caso ha il suo, no? Quindi in base a dove ci sembra più idoneo, comunque si insegna, no? Sia la gestione di determinati oggetti che di solito nella quotidianità non vengono utilizzati, dei presidi, ecco, insomma, dei presidi, sì, esatto. E comunque noi insegniamo sempre. Per quanto riguarda la prevenzione, volevo dire quello che abbiamo fatto anche su Pesaro e su Fano. Sì. Abbiamo fatto una giornata, diverse giornate, non è stata una, diverse giornate di prevenzione cardiovascolare. Non l'abbiamo effettuata con l'elettrocardiogramma, ma abbiamo fatto bensì giornate all'interno delle farmacie, sia di Pesaro che di Fano, adesso misurando la pressione arteriosa, misurando la glicemia, la BMI, che è la massa grassa, no? Dando suggerimenti nutrizionali a queste persone che magari avevano bisogno di calare un po' di peso, no? E bisogna magari anche semplicemente incentivarle. Certo, no? Quindi anche dei consigli proprio. Dei consigli, sì. Oltre allo stile glicemico, anche. Vale molto di più una chiacchierata, un discorso, che ne tante cose. Anche perché molte volte importante. Ci si documenta su internet. Esatto. Sì, sbagliato. Esatto. Sì. Ci sono delle persone, dei professionisti che possono aiutarvi con dei semplici consigli, come mi stavi raccontando te. Assolutamente, sì, sì. E comunque sono venuti fuori diversi casi in queste giornate di prevenzione, e questo che ci ha dato soddisfazione. Poi lo vorremmo rifare, perché è stata un'esperienza veramente bella, perché sappiamo che abbiamo fatto una cosa utile, ecco. Ci sono stati diversi casi, appunto, che sono stati indirizzati poi al medico specialista o al medico generico, certo, no? Con determinato, diciamo, diagnosi, certo, no? Perché magari avevano la glicemia alta e questi non lo sapevano, erano possibili pazienti diabetici e non erano a conoscenza di ciò, quindi sono stati presi in tempo. L'elettrocardiogramma, perché comunque sono questi poi, sì, la glicemia e quindi gli zuccheri, tutte queste, l'ipertensione. Ma non sono cose poi da sottovalutare, esatto, perché quando una persona è ipertesa e non lo sa, rischia tanto. Capito? Non soltanto infarto, rischia un po' tutto il corpo, perché puoi avere un ictus, si può avere tante cose, ecco. Quindi dobbiamo tenerci controllati periodicamente. Assolutamente, sì. Sì. E comunque quindi è stata una bellissima esperienza, perché appunto siamo riusciti a trovare diverse persone che purtroppo e per fortuna hanno, sì, saputo, certo, questa cosa in tempo. Prima abbiamo parlato anche di telecardiologia. Esatto. Anche qui, a tal proposito, abbiamo una slide per farla capire meglio. Sì. Un servizio unico in tempo reale. Esatto. Che diciamo, cos'è? Questa slide, Simona, sì, si aggancia al video che abbiamo visto prima, e qui in queste poche righe viene spiegato come funziona appunto questo apparecchio che ho portato, esatto, dove vedete appunto qua un microfono, una specie, sì, di microfono. E allora perché? Perché la telecardiologia appunto permette l'acquisizione e la memorizzazione su quel appunto microcomputer di un tracciato elettrocardiografico, che è un elettrocardiografo transtelefonico.
e nella successiva, ripeto come abbiamo visto dal video, trasmissione dello stesso, quindi dell'elettrocardiogramma acquisito e memorizzato, attraverso una semplice linea telefonica ad un centro di ascolto dove il segnale è ritrasformato in un elettrocardiogramma attraverso un demodulatore. Ecco perché il cardiologo dal suo video vedeva tutte le 12 derivazioni, quindi l'elettrocardiogramma perfetto, perché appunto il segnale trasmesso tramite questo microcomputer con la linea telefonica gli arriva direttamente. Esatto, insomma. Esattamente. Okay. E quindi noi quando andiamo a casa del paziente, Simona, a fare appunto l'elettrocardiogramma o in uno studio, allora si preferisce sempre avere una linea telefonica fissa, quindi in studio non abbiamo mai dei problemi, però magari il paziente a casa non ce l'hanno e non c'è nessun problema perché utilizziamo il nostro cellulare, quindi viene trasmesso con il cellulare con il numero abbinato ovviamente alla telemedicina. Sì. Quindi poi semplicemente l'elettrocardiogramma viene analizzato dal cardiologo del centro nazionale, che fornisce in tempo reale, come dicevo prima, la valutazione diagnostica del chiamante. Servizio, ripetiamo, importante anche per il controllo attività sportiva non agonistica, quindi per tutte le palestre, un servizio che potrebbe essere utilissimo per l'idoneità lavorativa, in fase preoperatoria, per i controlli dei pacemaker, controlli di routine, ecco, periodici. Ecco, i servizi che voi offrite sono... Sì, allora i prelievi, abbiamo detto le flebo. No, più che altro quando? Cioè 24 ore su 24? Sì, diciamo, si vorrebbe arrivare, Simona, al 24. A questo? Sì, all'H24. All'H24. Per ora tutti i giorni, quindi con orario dalle 8, se vogliamo, sì, dalle 8 alle 20. Tutti i giorni, compreso il weekend. Esatto. Voi siete disponibili. Sì, esatto. Sì, sì. Come dicevamo prima, è una figura molto importante la vostra e credo purtroppo poco conosciuta nelle nostre città, sia Fano ma anche nelle città limitrofe. Sì, sì. E quindi speriamo appunto che grazie anche a questa puntata di Dopo Cena molte persone possano venire a conoscenza del lavoro che svolgete. Speriamo. Speriamo. Obiettivi futuri? Avete già qualche progetto? Ma sì, qualcosina, cioè diciamo come abbiamo aperto nel 2013 questa libera professione, adesso abbiamo detto va bene, abbiamo fatto questo, cerchiamo di svilupparla e di avere dei riscontri positivi non solo per noi ma anche, ripeto, come hai detto tu, per tutta la popolazione, perché questo è l'importante, dare un servizio fatto con efficacia, efficienza ma soprattutto con scienza e coscienza. Perché si deve lavorare bene e far star bene le persone, questa è la cosa principale. Certo. Poi il desiderio sarebbe quello di aprire il primo ambulatorio, e non studio, ma ambulatorio H24 esclusivamente infermieristico, magari con la collaborazione anche di fisioterapisti, certo, di nutrizionisti, perché no? Quindi di psicologi, sì, certo, di altre figure che sono molto importanti, lavorare in equipe per avere il quadro completo della situazione. Sì. E quindi pur ovviamente non solo noi apriamo l'ambulatorio e quindi tutti i pazienti devono recarsi lì, assolutamente, fare sia l'ambulatorio per chi può appunto camminare, muoversi e venire direttamente in ambulatorio, in un ambiente un pochino più, diciamo, se vogliamo... Ricorda un po' magari la struttura anche ospedaliera. Ecco, esatto. Ecco. Oppure... Cioè, è il paziente che si reca in un luogo. Noi invece adesso per il momento siamo abituati a che noi ci rechiamo... A domicilio. Esatto, a domicilio, quindi il servizio ambulante per ora. Sì. Quindi, che poi con tutte le valigie. Lo faremo entrambi. Sì. Sì, 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 sì. Continuiamo a garantire il servizio sul territorio, ma ci sarà anche, si spera, si presto... Si spera, ecco, questo è solo un'idea, Simona. Questo è il progetto. Esatto, di fare questa cosa, perché poi, ecco, a parte i requisiti edilizi richiesti che ci vogliono, comunque è tutto regolare, però ecco, bisogna capire bene l'ubicazione, come farlo, come gestirlo, avere poi uno startup, insomma ci sono tante cose ancora da valutare, però questo è il nostro grande sogno, perché sarebbe poi di grande aiuto veramente al sistema sanitario nazionale e altre regioni, soprattutto nel Lazio, in Toscana, e in Lombardia, quindi in Nord Italia. Questi ambulatori esistono sempre in ambito privato, ti parlo, e poi dopo, certo, ovviamente in ambito pubblico esistono già sotto forma di assistenza domiciliare integrata, che è l'ADI, ma non è quello che vorremmo, tra virgolette, fare noi, quindi ampliare di più questo servizio, quindi è una partnership, se vogliamo,
tra pubblico e privato, certo. Questo è il grande obiettivo. Prima di salutarci, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che questa puntata di Dopocena, così come tutte le altre, sono disponibili nel nostro sito occhialanotizia.it. Io ringrazio davvero le mie ospiti per essere state con noi. Grazie a voi. E in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Un saluto anche ai pazienti, che sono le persone in questo momento. Un grande saluto ai nostri pazienti. Magari ci stanno pure guardando. Esatto. Grazie. E diranno in dialetto. Ma quella è l'infermiera mia o me sbaglio? Classico. Grazie mille. Di nuovo grazie a voi. Arrivederci alla prossima puntata.